Entra Teletovic per il tiro da tre punti della vittoria. E cosa si è mangiato Sergio Giuli in quella penetrazione e nell'attacco precedente? Sarebbe stata l'azione decisiva della partita. Cambi difensivi, va Poggius al posto di Carroll, Prigioni blocca per lui Teletovic, Prigioni ci prova dentro per il pareggio, Prigioni pareggio, carica la morale sulla sirena, 69 pari, time out chiamato dal Real, almeno credo sì. Con 8 decimi ci sarà ancora un ultimo possesso per il Real, se non segneranno il blanco sarà supplementare. Sembrava di aver intuito che Jesse Carroll fosse coinvolto, quindi intanto vediamo la magia di Pablo Prigioni, arriva Suarez ad aiutare, Prigioni lo evita e si inventa un canestro tanto importante quanto spettacolare per il pareggio. Adesso vediamo se c'è tempo per Jesse Carroll eventualmente per ricevere e per tirare in campo con Rodriguez, Poggius, Suarez che rimette il pallone che va nelle mani di Julio, ci prova Julio da quasi metà campo, secondo ferro. Ha sfiorato un canestro che sarebbe entrato nella storia Sergio Yui e invece si va a supplementare. Vediamo allora le scelte di Lasso, c'è effettivamente in campo Felipe Reyes, non c'è ancora invece Massiei Lampe per il Cacalaboral, che si affida al quintetto con Nemanja Bjelica e Teletovic nelle posizioni di 4 e 5 con Olson, San Emeterio e Pablo Prigioni in cabina di regia. Olson marcato da Jesse Carroll, si affida a San Emeterio, il blocco di Teletovic, sul cambio rimane Verickovic con San Emeterio, buono l'assist per Teletovic che è sopra il ferro per il 2-2. Buona pazienza, buon movimento di palla adesso del Cacalaboral, perfetti diciamo nel tempismo, nella sincronizzazione, stupendo il passaggio di Nemanja Bjelica. Neanche nel trovare cambi difensivi e forzare mismatch come quello di Juje contro Teletovic, Verickovic voleva tirare il semigancio, non ce l'ha fatta, ha scaricato fuori su Juje che non ha trovato il bersaglio dalla lunga distanza, si tuffa Reyes ma non riesce a tenere in campo il pallone, grande intensità del Cacalaboral in avvio di supplementare. Sì, adesso Vericovic ha dubitato un po' in quel mezzo gancio che poteva prendere con la sinistra e ha innescato bene, direi, Sergio Llull che dopo non è riuscito a trovare il bersaglio. Possesso per il Cacalaboral, Pablo Prigioni in cabina di regia marcato da Rodriguez, rimangono in campo contemporaneamente due playmaker del Real come capitato per buona parte almeno della chiusura di quarto quarto. Carroll attaccato da Brad Olson, 4 falli ma soprattutto 0 punti in 15 minuti per Jesse Carroll, assolutamente non un fattore letteralmente cancellato da Cacalaboral, eppure il Real è lo stesso supplementare. Sì, non è stato un fattore in attacco, Jesse Carroll non è riuscito anche a giocare in difesa, abbastanza frustrato il giocatore americano, non riesce a entrare in ritmo. Primo libero assegno per Brad Olson che porta a 14 il suo totale, realizza anche il secondo il giocatore nativo dell'Alaska, 73 Cacalaboral, 69 Real Madrid, qui vediamo le percentuali in lunetta, solo 11 liberi tentati dai Blancos, 24 quelli per la squadra di Dusko Ivanovic, blocca Reyes per Rodriguez che prova ad andare in penetrazione, c'è spazio per Verickovic ma l'azione viene interrotta precedentemente, infrazione fischiata al... Fallo fiscato al Cacalaboral sulla penetrazione di Sergio Rodriguez. Fallo di Teletovic, terzo fallo per lui. Sull'aiuto. E allora mentre vediamo che Martinas Poggius fa il suo ingresso in campo, ci saranno tiri liberi per Sergio Rodriguez che mette a segno il primo. Jesse Carroll torna in panchina, davvero una gara totalmente da dimenticare, una serie da dimenticare fin qui per l'ex giocatore di Teramo, sbaglia il secondo libero Sergio Rodriguez, più 3 palla in mano per il Cacalaboral con Prigioni a gestire questo possesso, su di lui la marcatura è proprio di Rodriguez, Olson inseguito sui blocchi da Poggius, San Emeterio prova ad attaccare dalla palleggio, va fuori da Teletovic che prende, spara in faccia a Julia, ancora una volta il ferro respinge il suo tiro e in questo senso grazie il Real Madrid, Julia di fronte San Emeterio blocca per lui Verickovic che poi riceve in corsa ma commette fallo in attacco, questa volta ottima difesa di Teletovic che ha preso lo sfondamento. Furbissimo Teletovic, ha provocato il contatto, lo ha accentuato, si è buttato per terra, era in una posizione perfetta, Verickovic doveva cercare di arrestare prima, accentuato da Teletovic il contatto, protesta Verickovic, però in questa situazione sicuramente è un fischio che ci sta.
in tutte queste tre prime gare di una serie davvero molto molto bella di semifinale, come nelle previsioni. Rimessa a Cacalaboral con tre punti di vantaggio, Brad Olson incaricato a rimettere in gioco il pallone, cerca di farsi vedere Paolo Prigioni, qualche indicazione anche da parte di Ivanovic. San Emeterio marcato da Iuie, si affida ancora a Olson e poi ci pensa Prigioni a superare la metà campo con il pallone fra le mani marcato da Sergio Rodriguez. Si blocchi per liberare San Emeterio, seguito da Iuie, blocca Nemanja Bjelica per San Emeterio, palla fuori nelle mani di Brad Olson, si avvicina per bloccare Teletovic, cambio difensivo, rimane Veličković su Olson, c'è un mismatch sotto fra Teletovic e Pocius, riceve palla in post basso Teletovic, scarica fuori per Nemanja Bjelica, un secondo, perde palla Nemanja Bjelica, c'è la possibilità per il Real di attaccare. Sergio Rodriguez rallenta inseguito da Prigioni, prende posizione in post basso Pocius, Rodriguez però tiene vivo il palleggio, vuole giocare con calma questo possesso, si avvicina Reyes per bloccare, Rodriguez va invece dietro al blocco di Pocius, eccolo qui il blocco di Reyes, cambio accettato da Cacalaboral, il mismatch si crea sotto fra Reyes e San Emeterio, il tiro se lo prende Sergio Rodriguez, parità a quota 73. Vedremo chi vincerà la partita, però di certo se vincerà Madrid sappiamo decisamente chi sarà l'MVP di questa partita. Sergio Rodriguez pazzesco nei momenti più caldi di questa partita. Ha messo davvero i tiri più importanti della serata, anche questo un mismatch Nemanja Bjelica, rischia lo sfondamento ma non c'è fallo e invece valida l'azione offensiva di Nemanja Bjelica, più due Cacalaboral, possesso Real Madrid, ha protestato Rodriguez che chiedeva proprio che venisse fischiato lo sfondamento all'avversario, palleggio di Rodriguez, si avvicina per bloccare Felipe Reyes, Teletovic va su Rodriguez, raccoglie il palleggio Rodriguez, scambia con Veličković, poi prova ad attaccare San Emeterio, se lo toglie di dosso, scarica per la bomba di Veličković, Real avanti di un punto. E adesso Sergio Rodriguez aveva esagerato un po', ha rischiato anche l'inflazione di passi su quella finta del tiro, invece è riuscito a innescare un Veličković che questa volta non ha sbagliato. La nona bomba di giornata per il Real Madrid, Teletovic prova a replicare ma sbaglia, Nemanja Bjelica vola sopra il palo con il doppio schiacciato, infiamma il pubblico della Fernando Buesa, c'è anche il fallo. Mamma mia, questo ragazzo sta tirando fuori di sé il meglio assolutamente, tutto quello che non riusciva a fare durante tutta la stagione, veramente un giocatore pazzesco, un giocatore che è veramente una goduria che si è esploso, veramente dobbiamo godercelo perché è un giocatore con tantissimo talento, bravo, bravo. È partito da 6 metri, ha preso una rincorsa straordinaria per poi volare a correggere l'errore di Teletovic, anche il libero supplementare più 2 per il Cacalaboral, 3 falli per Veličković, Rodriguez in cabina di regia, serve Veličković, marcato da Nemanja Bjelica, blocchi per liberare Martinas Pocius, tiene a lungo il pallone fra le mani Veličković, poi lo consegna a Iuie che prova ad attaccare in slalom, preso sul cambio difensivo da Nemanja Bjelica, le finte di Iuie che vuole andare dentro, chiuso bene da Nemanja Bjelica, tira cadendo indietro, il tiro è cortissimo, rimbalzo nelle mani di Felipe Reyes che con la sua correzione fissa la parità a 78. Cosa ha trovato Felipe Reyes col suo mestiere, col suo saper fare al rimbalzo d'attacco, quella palla sembrava non si sapeva dove era, invece lui è riuscito a prenderla e poi a tirarla su e fare canestro, pazzesco. Infrazione di piede di Sergio Rodriguez che farà riportare il cronometro a quota 14 secondi per l'attacco del Cacalaboral, 78 pari, straordinarie le emozioni e l'intensità di questa gara 3 alla Fernando Buesa Arena davanti a più di 15.000 spettatori, blocco di Teletovic per Olson, cambio del Real con Veličković su Olson, il mismatch si crea sotto fra Teletovic e Pocius, questa volta finalmente prova ad approfittarne Teletovic che trova il fallo di Martinas Pocius. Bravo Teletovic, anche se credo che abbia affrettato un po' troppo rischiando addirittura l'inflazione di passi. Due tiri per Mirza Teletovic che troppo spesso quest'oggi non ha approfittato dei mismatch favorevoli che si sono creati sui cambi accettati dal Real Madrid, lo ha fatto questa volta, adesso avrà la possibilità di portare a più 2 il Cacalaboral, soltanto il terzo tiro libero tentato da Teletovic in questa giornata, quello che il bosniaco ha appena messo a segno, 14 sono i punti segnati da Teletovic, soltanto 3 su 10 da 2, 2 su 8 da fuori, ha tentato 18 tiri Teletovic che spaglia il secondo libero, rimbalza nelle mani di Veličković, palla del sorpasso nelle mani di un grandissimo questa sera Sergio Rodriguez, Prigioni marcatura su di lui, Pocius blocca, cambio, rimane Olson su Rodriguez, blocco di Felipe Reyes, Rodriguez finta di tirare, poi perde palla che gli viene strappata da Teletovic, grandissima azione difensiva del Cacalaboral, Nemanja Bjelica si affida a Prigioni che vuole gestire con calma questo pallone, ci sono circa 11 secondi di differenza fra i due cronometri, 23 punti del Cacalaboral sulle palle perse del Real Madrid, aspetta Prigioni prima
prima di iniziare l'azione offensiva. Blocca Teletovic, attacca Prigioni, scarica nell'angolo per Olsson, per il più 4, prepozza l'assegno, vale 2 punti, aveva un piede sulla riga ed è un fattore importantissimo perché rimane un possesso solo a separare Caca Laborale dal Madrid. Prigioni che può scaricare nell'angolo, vediamo se il Caca Laborale spende subito il fallo con 15 secondi, punto 5 da giocare per non subire la tripla del Madrid. Chiaramente c'è in campo anche Jesse Carroll insieme a Juje, Suarez, Rodriguez e Veličković. Rimessa di Juje per Jesse Carroll, la difesa di Olsson che per adesso non commette fallo. Carroll prova a sparare, poi scambia con Suarez, tira Carroll per il pareggio, spaglia rimbalzo, Nemanja Bjelica deve fare fallo al Real che lo commette con 6 secondi, punto 7. Il Caca Laborale ha giocato d'azzardo, ha sfidato Jesse Carroll e almeno per adesso ha vinto la sfida. Sì, ha vinto la sfida, soprattutto sul primo tiro Olsson gli è stato addosso, infatti ha fatto che Carroll tirasse un tiro cortissimo, dopo è stato molto reattivo Carlos Suarez a passare da fuori e Carroll si era mosso, era da solo, era complicato recuperare in quella situazione. Parlavamo dell'MVP Sergio Rodriguez, di un giocatore che è stato molto importante nella partita del Real Madrid, è stato anche determinante in negativo con una palla persa nell'azione, non questa se non quella precedente d'attacco, che sicuramente è stata un'azione molto decisiva. Importantissimo il secondo libro di Nemanja Bjelica perché sono due adesso i possessi che separano Real e Caca Laborale. Rodriguez può anche andare dentro ma i canestri da fare sono due. Fischio arbitrale sulla penetrazione di Sergio Rodriguez, un fallo sul terreno. Caca Laborale non dovrebbe essere ancora sopra, tutti liberi, sì. Per Sergio Rodriguez, ma adesso di punti al Real ne servono 4, quindi sarebbero due possessi. Rodriguez mette a segno il primo tiro libero, anche se dovesse sbagliare apposta il secondo, Real deve scattare fuori e cercare la tripla, no, molto difficile. Poco da fare, devi commettere fallo subito. Il problema è che non puoi neanche commettere fallo a pallone fermo dalla rimessa, perché è automaticamente per la regola fallo antisportivo. Vediamo una scelta curiosissima adesso, entrare Nicola Mirotic in campo per questo eventuale, almeno sembrava lo chiedesse. Rodriguez spaglia, deviazione fuori da parte del palla per il Real Madrid. La deviazione del Caca Laborale, palla del Real Madrid. È successa la cosa peggiore possibile per il Caca Laborale, perché il Real potrà rimettere e tirare per il pareggio. Ma è scelta curiosa quella di Ivanovic, che al rimbalzo difensivo non ha messo in campo né Bjelica né Marcia Lampe e invece ha lasciato solo Teletovic e Nemanja Bjelica. Vediamo adesso Jessica, chiaramente sarà l'osservato speciale ancora una volta dalla difesa del Caca Laborale, che potrebbe fare fallo ma deve farlo come dicevi tu dopo la rimessa, non dopo prima, perché altrimenti in campo rischia il fallo antisportivo. I tiri liberi più palla del Real Madrid, fischio arbitrale. Non una bella inquadratura, diciamo. Non si è visto niente, regia. La regia purtroppo non ci ha aiutato sulla rimessa, partita è finita. Chiedono un fallo i giocatori del Real. Non si è visto nulla, purtroppo la regia spagnola ci ha tradito nella situazione più importante della partita. L'arbitro dice... Ma gli arbitri stanno ancora... Sì, dicono di aspettare e uscire dal campo. Non so se qualcuno... Eccolo qui, Carroll riceve, Olsson gli sta vicino. Stoppata che sembra pulita, stoppata di Bjelica sicuramente, ma non so se è fallo di Brad Olsson. E se fallo di Olsson potrebbero anche essere tre tiri liberi per Carroll. Sono tre tiri liberi, non potrebbero essere. Vediamo gli arbitri che cosa decidono. Tre tiri liberi per Jesse Carroll. Incredibile, incredibile, incredibile l'azione di Brad Olsson, incredibile. Carroll avrà nelle mani i liberi del pareggio se li metterà tutti e tre a disposizione. Giocatore che ha fatto segno. Una partita allucinante di negativo, i tre tiri liberi in mano per non decidere la partita, se no per mandare la partita ancora al... Cosa hanno fischiato? Rimessa per il Real, perché la palla dopo la stoppata è andata fuori ma non è finita. Ma segna zero il cronometro, vediamo che cosa si infettano i Blancos. Deviazione Caca Laborale, adesso è finita. Sicuramente c'era qualche decima di secondo dopo la stoppata, perché con il fischio dell'arbitro si ferma il cronometro e non era finito a 0-0. Allora quel 3 che segnavano non era tiri liberi ma era forse 3 decimi di secondo. Sì,
ed è una decisione sicuramente molto più favorevole per il Caca Laboral, che vince una partita comunque incredibile, non solo per il modo in cui è finita, 2-1 a favore di Vitoria, che a questo punto potrebbe già chiudere i conti dopo domani in gara 4. Partita davvero tiratissima, tante scelte discutibili nel finale, come anche quella, come dicevi tu, di non mettere nessuno che potesse aiutare a rimbalzo per il Caca Laboral sull'errore di Sergio Rodriguez sull'ultimo tiro libero. Sta di fatto però che il Caca Laboral è avanti 2-1.